Sindaco Jeff Sanremo Junior, pronti ad iniziare, centinaia di ragazzi attesi in città, Sanremo sempre al centro di eventi che fanno anche turismo. Assolutamente sì, e soprattutto quando ci sono i giovani fanno particolarmente piacere. Poi quest'anno è un'edizione particolare, sono i 20 anni di questa collaborazione con il Cavaliere Paolo Alberti, il quale aveva fatto un grande ringraziamento per questo grande lavoro per questi 2 decenni, e sicuramente questa sarà un'altra edizione importante per la città. Dunque siamo oggi in conferenza stampa, il saluto a tutti i ragazzi, a tutti i genitori che arrivano da tutta Europa, ed è un grande piacere per la città ospitare. Quanto sono importanti questi eventi per la visibilità internazionale della nostra città? Ma gli eventi sono importanti tutti, sicuramente, e soprattutto, voglio dire, in questo anno qua ci siamo sempre di più focalizzati nella musica. Abbiamo adesso concluso questa edizione di Sanremo Young, che è stata un'edizione, la prima edizione, ma da quanto ho sentito anche da parte della stessa RAI e anche del Teatro Artistico, è stata un'edizione molto favorevole, sono stati molto contenti, si sta facendo già degli accenni su un possibile prolungamento, dunque è un qualche cosa in più. E sicuramente poi con questa continuità con il Jeff e con il Sanremo Junior, sicuramente anche questo è un altro valore aggiunto per la città. 20 anni di Jeff, 9 di Sanremo Junior, che cosa avete in serbo per i ragazzi e per il pubblico? Beh, la cosa negativa è che sono più vecchio di 20 anni da quando hanno cominciato. L'altro in serbo, niente, diciamo che quest'anno come sempre è un anno di grandi numeri, di grande successo, sicuramente di grande qualità, ma questo lo faccio dire a tutti gli spettatori che verranno al Teatro Harrison, e soprattutto riempiamo tutti gli alberghi della città come ogni anno. Che cosa serve per portare fino a 20 anni un evento come il Jeff, fargli compiere 20 anni di grandi successi? Significa lavorare tutto l'anno con uno staff in Italia e all'estero, e avere dei contatti in tutti i paesi del mondo, e che io fortunatamente mi sono costruito in tutti questi anni. Diciamo che i 20 anni non sono un traguardo ma sono un nuovo punto di partenza. Che cosa c'è nel futuro del Jeff? Beh, io sono un po' vecchio, però come dicevo prima, dalla 21esima edizione ho in serbo uno sviluppo dal punto di vista area espositiva. Stiamo lavorando da 2 anni su questa operazione e penso che l'anno prossimo sarà un anno molto importante. Infine un invito al pubblico. Prego? Un invito al pubblico. Venite a vedere questi ragazzi, Sanremo Junior domani sera, ragazzi fantastici da 16 paesi che sono stati scelti tra 38 che avevano chiesto di partecipare, e poi tutte le altre sere, giovedì finali per inizia Jeff, musica, canto, venerdì moda, danza, ginnastica ritmica e canto, e sabato sera grande spettacolo finale, sabato pomeriggio la sfilata in tutta la città. Sabato mattina incontro con Marta Pagnini, la plurimedagliata di ginnastica ritmica, e Flavio Reglio, il grandissimo comico, simpatico, amico, al Teatro del Casinò. Entrata libera, viene chi vuole.